i fiuti di casa sono passati molto velocemente. Invito il collega Paolo a attivare il microfono e a seguire la presentazione. Ok, intanto leggevo che ci sono varie domande che però sono molto interessanti e meritano una risposta siamo come sempre in ritardo, ma in realtà spesso non è qua e quindi cercherò di andare un po' veloce su alcuni di queste slide, poi invece sulle risposte. È una cosa, in realtà nel corso C1 tutto quello che produciamo viene dato in Excel, tutti i calcoli che vengono fatti vengono dati ai partecipanti, cosa che mi risulta, io non sono della formazione come dai, non viene dato solo nel caso di partecipazione. Quindi per i risultati che vedete nelle tabelle, noi diamo svariate tabelle in maniera tale che uno poi i propri calcoli, come vedevate, per esempio ci sono dei campi indicati in rosso dove uno inserisce i propri dati e poi magari la tabella in Excel mi calcola in automatico altri elementi. Però non credo, non sono io della formazione, ma non credo sia allegata a questi corsi web. Comunque, partendo, ecco, qua purtroppo dovrei farlo rapidamente questo capitolo, direi una cosa in generale. Oggi abbiamo la possibilità di connettere apparecchiature in bassa tensione per avere tutte le informazioni che riguardano i consumi, i dati di rete e quant'altro. E tanto più direi anche in media tensione, perché la media tensione in genere è in posto poco accessibile, abbiamo una quantità di informazioni enorme, perché il trasformatore ha le PT 100, il RDSIPAM visualizza correnti, tensioni, così, misura energia e quant'altro attraverso un display che si trova in posto remoto, che ha bisogno sempre o quasi sempre per leggere tutte le grandezze di un collegamento, per esempio con un PC portatile, cioè in sostanza traduzione, la cabina viene dimenticata, direi magari non funziona da un anno, ma nessuno è andato a controllarlo, il remoto non è stato portato, perché il relevo sa di essere guasto, ha un watchdog, ma questa informazione rimane confinata alla cabina dove si accende un letto corso che nessuno mai andrà a leggere. Detto questo, l'apparecchiatura è in grado di fare tantissime misurazioni già di per sé, inoltre Snyder può fornire sonde che mi danno la temperatura, l'umidità ambiente, stato dell'UPS e quant'altro a livello di cabina. Quindi tutte queste informazioni qua le vediamo ripartite per quanto riguarda la cabina, il power center e i quadri di bassa tensione, dove per esempio vedete integrati dei nostri relè che fanno comunicazione, piuttosto che dei controllori di isolamento che monitorizzano quanto avviene su un sistema a neutro isolato. Tutte queste informazioni oggi, chiaramente con la tecnologia disponibile, sono possibili e servono, secondo me, in modo particolare a chi l'esamina a distanza. La possibilità oggi c'è di farlo e quindi la gestione dell'energia e la gestione dell'apparecchiatura, dove mi arrivano tutte le notifiche di continuità di servizio, stato interruttori, diagnosi sulla manutenzione, per esempio RSEPAN, tanto per dirvi una caratteristica, ogni intervento che fa lui va a contabilizzare qual è la corrente interrotta. Quindi io a distanza posso sapere se è il caso, per numero di manovre piuttosto che per antenne interrotti, posso sapere se è necessario eseguire una manutenzione. Queste informazioni chiaramente però devo portarle fuori dalla cabina. E questo è consentito attraverso i sistemi che può offrire Snyder. Oltre a quelli che siamo abituati a vedere, vedete che sono presenti anche offerte molto interessanti, laddove per esempio io voglio andare a vedere la temperatura di una connessione. Ho dei problemi magari a raggiungere questi posti attraverso termografie, perché questi
apparecchiature sono sotto involucro metallico, quindi a meno che qua non lo doto di apparecchiature di aperture opportune, in maniera tale da poter fare delle termografie, la situazione delle temperature non avrò mai modo di monitorarla. E poi se faccio una termografia ho con la situazione istantanea con un poi durante gli anni, durante l'anno, cosa succede? Non riesco assolutamente a tenere sotto controllo. Oggi invece noi abbiamo la possibilità di montare questi sensori che sono in grado di comunicarmi la temperatura e di fare per esempio un confronto, perché se io monto tre sensori ho la situazione e la differenza di situazione su tre sbarre, quindi a parità di corrente capire che su una sbarra c'è una temperatura anomala, perché è differenza proprio dai valori delle altre due sbarre. Qua vedete alcune pagine dove io posso raccogliere dato degli interruttori in media, interventi, correnti assorbite, energia, temperatura dei trasformatori o di questi rilevatori sulle terminazioni e quant'altro. Quindi sempre di più andremo a proporre questi sistemi che permetteranno un'ottimizzazione di gestione di funzionamento di impianti di media tensione, che se no direi come li troviamo noi oggi, hanno grandi capacità tutte le apparecchiature, ma poi sono dimenticate e se per esempio manca l'alimentazione ausiliare a livello di media tensione, questo in sostanza è fuori servizio. E però non c'è nessuno, oggi la manutenzione si taglia, nessuno va a controllare le cabine e lo stato di queste informazioni o non viene utilizzato o comunque non arriva all'operatore. Qua vediamo lo stato per esempio dei trasformatori, le centraline termometrici e lo storico. E dicevo anche condizioni ambientali che mi consentono di anticipare degli interventi, perché mi trovo la cabina allagata, la cabina con umidità elevata o alta. Oggi addirittura attraverso questi sistemi proposti da Zender, prima di entrare in cabina io posso avere una situazione nella mia apparecchiatura. Quindi vedete che l'operatore potrebbe portarsi al di fuori della cabina attraverso la visualizzazione di tutti i parametri che vanno dalle condizioni ambientali allo stato dei trasformatori alla documentazione tecnica relativa a un tipo di trasformatore, a un tipo di quadro, a tutte le informazioni necessarie per poter entrare in canale in maniera corretta. Detto questo, che è un capitolo secondo me molto importante, ma purtroppo mi vedo come il tempo è costretto a andare molto velocemente, andiamo a dare alcune indicazioni sulla realizzazione del locale cabina. Quindi qua vedete è fatto un'attività nostra di affidabilità della rete dove su un impianto abbastanza complesso con varie cabine, vedete alcune indicate in rosso perché sono particolarmente importanti, altre magari meno importanti, si fa un'aumentazione complessiva della distribuzione di media tensione per trovare il livello di affidabilità della rete. Quindi si parte senz'altro per realizzare il locale cabine da una planimetria, si va ad analizzare i vari centri dei consumi, poi abbiamo anche la 648 che dà delle indicazioni sull'efficienza energetica e quindi si sceglie l'ubicazione migliore per quanto riguarda il posizionamento delle cabine. Vediamo alcuni tipi di cabine, tipicamente l'attore è quello che si utilizzava quando il distributore aveva delle linee aeree, arriva dall'alto con un ghigno e rame, poi veniva all'interno del locale la realizzazione della cabina di ricezione o di trasformazione. In alcuni casi la cabina è integrata nell'edificio e in alcuni casi la cabina è prefabbricata. Qua vedete condizioni standard sulla latitudine minore uguale a 1000 metri, oltre 1000 metri ci sono delle valutazioni sul declassamento delle apparecchiature. Cabine con apparecchiature prefabbricate, vedete questa immagine con quadri SM6. Cabine a giorno, questa è la realizzazione in cui le apparecchiature vengono fissate a parete con cabine
prefabbricate. Questa è una soluzione, per esempio, tipica degli impianti fotovoltaici, dove Schneider ha realizzato dei tipici, e quindi il dimensionamento e il raffreddamento della cabina è già studiato per tutte le apparecchiature che vengono inserite all'interno di questo locale prefabbricato. Requisiti del locale cabina qua, chiaramente abbiamo un'immagine, per esempio, di cosa succede in presenza di H2S, acido solfurico, tipico per esempio questo degli inceneritori, quindi è possibile ambiente, dove abbiamo un ambiente ottimale e o situazioni che abbiamo trovato in cui per esempio vedete il quadro dove la condensa perennemente va a colpire il quadro di media tensione, capite che la fidabilità dell'apparecchiatura è messa soggetta a un cadimento molto precoce. Diciamo che generalmente i problemi di intervento delle apparecchiature sono conseguenti quasi sempre a problemi ambientali. Resistenza al fuoco, qua andiamo a vedere quali sono le richieste della CEI 61936 per quanto riguarda i trasformatori in olio, quindi con volumi d'olio minori di 1000 litri o maggiori di 1000 litri, e devo realizzare opportune pareti REI per separare i trasformatori, oppure come nel caso dei trasformatori in classe F1, vedete che le pareti di parlanti fiamma è la minima richiesta prevista dalla normativa per questo tipo di trasformatori a sé. Usciti dal locale trasformatore, è chiaro che poi vado a collegarli anche con altri locali. Realizzazioni tipiche, come vedete in alto, chiaramente non consentono di isolare il locale in caso di incendio rispetto al locale adiacente. Oppure nel caso, vedete, dei trasformatori adiacenti in olio, un incendio che coinvolge un trasformatore inevitabilmente andrà a compromettere il funzionamento anche degli altri trasformatori. Quindi attenzione senz'altro al posizionamento, alla segregazione dei locali. Per la forza di raccolta dell'olio vediamo che ci sono due indicazioni per quanto concerne trasformatori con un volume superiore a 1000 litri o la necessità di realizzare o la fossa di raccolta o un locale che riesca a contenere, in caso di fuoriuscita del liquido, tutto l'olio che è presente nel trasformatore. Per un problema anche ambientale questo, perché l'olio che va nel terreno poi mi costringe ad eseguire delle bonifiche del terreno. Per il trasformatore di resina, diciamo, l'indicazione locale è molto più semplice. Vedete, la prima soluzione è col box integrato. Box integrato deve essere tenuta a una certa distanza dalle pareti, ma per un discorso di ventilazione. Mentre se il trasformatore viene realizzato senza box, vedete che bisogna tenere delle distanze relative all'isolamento, quindi da parete piena, per esempio, sino a 24 kV è necessario tenere una distanza almeno di 220 mm. Da parete grigliata qua può entrare un dito che secondo la norma può essere lunga 80 mm, quindi vedete che viene chiesta una dimensione maggiorata perché attraverso il grigliato si potrebbe ad esempio inserire un dito e quindi devo garantire comunque l'isolamento. Fondamentale poi è rispettare le prescrizioni del costruttore. Ad esempio nel caso del quadro SM6 vedete che diamo delle dimensioni dei cunicoli da realizzare. Se io ho la soluzione ad esempio del quadro contenuta arco interno 12,5 kA, andiamo a dare delle indicazioni che da catalogo mi viene richiesta una profondità in base alla corrente di cortocircuito del quadro, quindi un accesso interruttore con 12,5 kA ho la necessità di una profondità del cunicolo di almeno 330 mm, che è relativa non tanto alla piegatura dei cavi, ma è relativa alla necessità di avere lo spazio necessario per
l'uscita di gas e per garantire quindi la tenuta all'arco interno. 330 mm in questo caso. È opportuno poi in certe situazioni di ambiente umide prevedere anche le resistenze anticondensa, quindi nel quadro ne vedete un'immagine, una resistenza anticondensa per permette di evitare questi fenomeni che sono tipici, anche perché in alcuni locali spesso attraverso i cavi che sono magari nel terreno e è presente umidità nel terreno, c'è il rischio che attraverso i cunicoli risalga l'umidità e che si condensi magari due terminazioni di media tensione. Spazio dei quadri, quali la soluzione nostra monoblocco, e dove indichiamo degli spazi da tenere, ad esempio 1200 mm sono relativi alla necessità di estrarre l'interruttore, quindi sulla parte anteriore lasciamo, viene richiesto lo spazio perché nella eventualità di dover sostituire l'interruttore o fare manutenzione sull'interruttore è chiaro che è necessario estrarre l'interruttore. Sul fondo generalmente se non ho necessità il quadro viene addossato a parete, in altre situazioni come vedete sulla destra possiamo prevedere anche un quadro a tenuta arco elettrico sui quattro lati. Allora come nel caso di questa immagine la persona detta alla manutenzione può posizionarsi in qualsiasi lato anche in caso di manovra, perché l'eventuale arco interno è sfogato attraverso questi condotti di fuoriuscita del gas. Quindi nel caso arco interno quattro lati da due sezioni, uscita dei gas verso l'alto, uscita dal basso attraverso i cunicoli. E vediamo una particolarità per quanto riguarda la ventilazione o condizionamento della cabina. Questa abbiamo già detto che se aumenta di 10 gradi la temperatura di riferimento la potenza del trasformatore deve essere declassata, quindi nel caso di 10 gradi vedete che la potenza massima del trasformatore può essere prelevata al massimo il 92% della potenza. La ventilazione naturale è senz'altro la soluzione maggiormente consigliata. Per quanto riguarda il costo, per quanto riguarda l'affidabilità, non c'è nessuna parte in movimento, si tratta solamente di dimensionare la sezione in ingresso e la sezione in uscita. Notate che la sezione in ingresso dell'aria dal basso favorisce la circolazione naturale dell'aria verso l'alto, quindi l'aria fredda entra verso il basso, passa attraverso gli appositi canali che ci sono tra l'avvolgimento di bassa interno al trasformatore e l'avvolgimento di media esterno dal trasformatore ed esce dall'alto. La situazione ovviamente quella suggerita, però non sempre il posizionamento delle cabine permette questa realizzazione. Nel caso abbiamo questa possibilità, vedete che attraverso queste formule è possibile dimensionare sia la sezione necessaria in ingresso sia la sezione necessaria in uscita di queste prese d'aria. Quindi questa è stata la soluzione migliore, consigliata, raccomandata, però tante volte non ho la possibilità di avere un ingresso e un'uscita come nell'immagine precedente. Quindi magari sono costretto a passare alla ventilazione data. Riportiamo il dimensionamento per quanto riguarda la ventilazione forzata e portiamo un esempio pratico di quello che è un trasformatore da 1600 kVA, quanti metri cubi d'aria si devono ottenere attraverso la ventilazione, e siamo andati a fare dei calcoli di consumo di questo ventilatore che funziona 120 giorni l'anno per 24 ore, quindi in sostanza il funzionamento durante l'estate. Oggi costa meno il costo del kilowatt, ma in tutto il corso abbiamo analizzato ormai da qualche vedete che questa soluzione vi comporta dei costi di 100 euro l'anno. Quindi in sostanza il costo è abbastanza limitato, sia l'installazione sia la spesa che devo affrontare per l'energia necessaria a questa ventilazione forzata. Quindi diciamo una soluzione dal nostro punto di vista efficiente
valida alternativa della ventilazione naturale. Un difetto che hanno spesso le cabine è che tipicamente questi ventilatori sono usati per far uscire la cabina, l'aria dalla cabina. Quindi tipicamente ci sono dei torrini in alto che stanno l'aria dalla cabina. A questo punto vengono predisposti delle prese d'aria verso l'esterno, dove in genere sono utilizzati dei timpani per cercare di evitare di portare la polvere all'interno della cabina. Queste soluzioni funzionano parzialmente, in quanto quando io forzo l'uscita dell'aria dalla cabina, poi l'ingresso non è detto che avviene poi dalle feritoie che io predispongo, ma avviene spesso, per esempio, anche attraverso i cunicoli dei cavi. A quel punto magari dal sottopavimento mi porto dell'aria umida che forzandola la porto a condensare proprio a livello delle apparecchiature. Quindi è una soluzione che a volte mi crea problemi di umidità all'interno del quadro di media tensione. Una soluzione che abbiamo visto impiegata su alcuni impianti è usare questi ventilatori per immettere una sovrappressione in cabina. Quindi prendendo l'aria in una zona finita dell'impianto, ad esempio ho un'acciaieria, vado a scegliere il punto di emissione, mi creo un condotto, se abbiamo la possibilità di realizzarlo, e porto l'aria necessaria in maniera forzata all'interno della cabina. A questo punto l'aria è pulita per l'immissione e l'uscita avverrà da tutte le varie feritoie che possono essere presenti all'interno della cabina. Miga utilizza in questo modo una qualità dell'aria senz'altro superiore. Comunque vedete sulla destra il calcolo di questa ventilazione di un caso reale, e vi dicevo il costo comunque è